Allora, eccoci qua a fare delle roselline con il pastigliaggio, cioè con il pastigliaggio che facciamo oggi possiamo fare tutte le decorazioni che vogliamo al sacchetto, con la sacca a posce, mentre quelle dell'altra volta erano le targhette degli auguri, no? Quindi se andate a vedere l'altro video era per fare le targhette e tutto ciò che va lavorato con il mattarello. Allora, adesso mettiamo lo zucchero a velo in planetaria con la foglia, poi ci va un po' di colla di pesce e l'acqua. Adesso noi scoliamo, la colla di pesce va ammorbidita in acqua fredda, una volta che è morbida si toglie tutta l'acqua in eccesso. Allora la mettiamo nell'acqua che va nello zucchero a velo e la andiamo a sciogliere al microonde. Vedete voi quando è sciolta, ci vorranno 20-30 secondi al microonde. Quindi la ricetta è, io sto facendo di più, 400 g di zucchero a velo, 30 g di acqua e 5 g di colla di pesce, più il colorante a secondo di che colore lo vogliamo fare. Allora andiamo a sciogliere i 60 g d'acqua con la colla, anche se questa è di più, che noi sto facendo di più. Allora, ho sciolto al microonde la colla con l'acqua, adesso la metto nello zucchero e faccio girare e impastare. Per adesso la faccio bianca perché devo fare due colori, così ne tolgo un pezzetto e coloro di altra maniera. Allora, questa è leggermente più morbida di quelle delle targhette. Se poi vediamo che è troppo dura, però non dovrebbe essere, aggiungiamo poca poca acqua, ma facciamo girare bene. Sembra che si indurisce troppo, invece dopo si allenta, vedete? Questo è il nostro pastigliaggio. Adesso lo vado a colorare. Ecco che ho messo un po' di colore giallo. Adesso la tolgo e coloro quest'altra che ho tolto, la devo fare rossa. Qui ho messo un po' di colore rosso. Ecco questa qua, perché bisogna sbrigarsi a fare questa qua, perché tira subito, questa ancora va bene, no? Se dovete fare un colore solo non c'è problema. Per fare due colori, se nel frattempo che fate l'altro colore si indurisce un po' e poi col sacchetto diventa dura, noi la rimettiamo in macchina, ci mettiamo una puntina d'acqua e la rendiamo lavorabile. Quindi la potete però l'importante è farla velocemente, eh? Ecco, vedete come è rinvenuta bene. Eccola qui. Allora, la mettiamo nel sac à poche. E prendiamo una punta abbastanza larga, eh?
questa poi si lascia ad asciugare a temperatura ambiente, tanto si asciuga presto, eh. Adesso ci con il dito bagnato con un po' d'acqua facciamo il buchino in mezzo, poi voi la fate come volete, eh. Io vi sto dando un'idea, potete fare le foglie verdi, potete fare quello che volete. Adesso con un beccuccio fino, con il rosso, facciamo questo lavoro. Queste messe sulle torte sono belle decorazioni, no? Ma come ripeto, ognuno fa la decorazione che vuole. Questa è un'idea. Eccole qui. Queste tra poco, un'oretta, due ore massimo, si seccano e le togliamo. Quindi mi raccomando, appena fatta, spianatela subito. Se no si indurisce, e se si indurisce la rimettiamo in planetaria con un goccino d'acqua e la facciamo rinvenire. Quindi se facciamo un colore solo non c'è problema, come tolta la spianiamo e è fatta. Se dobbiamo aspettare ci mettiamo un pochino più di acqua, se no si indurisce. Ok, questa è un'idea, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ecco qui che si sono asciugate, vedete? Questa la mettiamo sulla torta, sulle torte o su quello che vogliamo decorare.